Ciao a tutti amici di Cuor di Cucina e bentornati e bentrovati qua in questa trasmissione qui dove abbiamo questo bel ragazzo qui accanto, ok, di qua, che è il vincitore di Mai Dire Food. Non so se avete visto Mai Dire Food, se non l'avete visto guardatelo perché è molto divertente. Lui è Christopher Lobue, per chi non lo conoscesse adesso lo facciamo presentare, ed è il vincitore della prima edizione di Mai Dire Food. È stata un'edizione abbastanza particolare come sfida di cucina. Allora, Christopher, intanto congratulazioni per questa tua vittoria. Ci hai presentato una ricetta abbastanza particolare, abbastanza gourmet, tanto che il nostro Mr. Fontix, diciamo che, insomma, non ha gradito, ma quello perché non gradisce nulla. Lui è proprio da stigliola e salsiccia alla griglia, insomma, proprio per capirci. Bando alle ciance, presentati tu adesso per chi ovviamente non ha visto la trasmissione e ricordaci cosa avevi preparato. Ho preparato un filetto di tonno scottato e con una maionese di fragole e una riduzione di mango. Ok, questo piatto è abbastanza particolare perché non mi sento di dire esotico o quant'altro. È stato, diciamo, votato dalla gente con le visualizzazioni e ha raggiunto 206 visualizzazioni in una settimana, che è una buona cosa, e questo ti ha permesso di vincere il premio. Premio che vediamo in sovraimpressione adesso, ovviamente, ovviamente è una cosa abbastanza particolare che dovrebbero avere tutti in cucina, insomma. Detto ciò, io volevo cogliere l'occasione per mandare, diciamo, adesso in onda alcuni dei momenti salienti di Mai Dire Food, per ricordarci un attimino assieme com'è andata questo manicomio, insomma, in diretta. Allora, forza, la regia lo manda in diretta, lo guardiamo. Aspettati, perché questa è la qualità. Buongiorno. Allora, siamo pronti, ricominciamo con questa nuova avventura. Quindi ho capito già, il budget è molto basso. Allora, Chef Peppino, ciao Chef Peppino e ciao Christopher Lobue. Grazie a voi della disponibilità. La gente è molto... due si sono iscritti, io in giungera purtroppo, si sono iscritti in due e abbiamo dovuto prendere. E io dico la scelta di Chef Peppino, che mi sembra che abbia pure seri problemi di deambulazione, che cosa è dovuta. Cioè. Allora, Christopher, chi sei, cosa fai nella vita e cosa ci prepari? Allora, sono Christopher, sono siciliano, orgoglioso, sto preparando un semplice tonno scottato. Prima marinato e poi scottato, con una maionese alle fragole. Wow! È una riduzione, una crema, al mango e zenzero. Va. Guarda come lavora uno chef, guarda Christopher, bravo Christopher, meno 12 punti. Fai tipo una specie di selfie al piatto. Vediamo. Ecco, signori, sì, posso dirlo, sì, un mamanzas mai. Lo posso proprio dire. Passiamo allo Chef Peppino invece. Allora, sì, Chef Peppino, dici chi sei, cosa fai, con chi vai e ti diremo chi sei e soprattutto cosa ci cucini. Oggi vi preparo delle farfalle al ragù rivisitato alla palermitana, o meglio alla Giuseppe di Palermo, con salsiccia, peperoni. È una chicca? La panna. Palermitana questa recita. È tipo la pasta al salmone degli anni 80 rivisitata, fatta con la salsiccia e peperoni. Spettacoli. Non sono di punti, ragazzi, vado via. Dalle regia per fuori, dove sta schifezza in avanti. Ciao ragazzi, alla prossima. Mi raccomando. Ciao, buona giornata a tutti e buon lavoro. Intanto mangiare. Mai dire Cuor di Cucina. Mai dire Food. Ciao, ciao. E allora, come abbiamo visto da questo piccolo montaggio di sketch di Mai Dire Food, questa trasmissione molto, molto, molto seria, abbiamo capito ovviamente perché hai vinto, perché Chef Peppino, che io saluto, io devo confessare che io voglio bene a Chef Peppino, gli ho voluto bene, secondo me è uno di quegli chef che
secondo me deve andare virale ovunque in tutto il mondo. Ma detto ciò, passiamo diciamo alle cose più importanti e continuiamo noi con questa premiazione. Allora, Christopher, intanto le tue considerazioni, come ti è sembrato questo spettacolo Mai Dire Food? Ti sei divertito? Ripeti, perché ti sei divertito? Ci sono problemi con l'audio. Abbastanza. Ah, ok, abbastanza. No, non ti sentivamo per questo. Quindi sei divertito abbastanza. Anche se secondo me Marco si è contenuto parecchio, Mr. Fontix si è contenuto parecchio con te, perché ha visto questo ragazzo, insomma. Ma no, Chef Peppino invece no. Non ce n'è problemi, quindi si può scherzare fino all'infinito. Ok, d'accordo. Quindi, Christopher, dato che hai vinto questa premiazione, riceverai il coupon tramite mail, che vediamo qua pure in sovrimpressione, per arrivare nel nostro shop, nello shop Cuor di Cucina, e questo buono è un buono del 100%, quindi potrai ricevere a casa tua direttamente il prodotto che hai scelto, diciamo, tra i due, il pannello scongelante e il robot da cucina, lo potrai ricevere a casa. Quindi intanto complimenti ancora e procediamo, andiamo avanti. Quindi, allora, oggi sei con noi anche per prepararci un piatto, giusto? Un piatto tradizionale a cui io abbinerò un drink, perché diciamo quello che stiamo portando avanti è la teoria del food pairing, ovvero dell'accostamento di cibi e bevande. Cosa ci prepari oggi, Christopher? Un piatto molto semplice e banale, ma molto importante per i romani. Una carbonara. Ok, ma carbonara, dico semplice e banale, la carbonara l'ho vista fare in tantissimi modi. Quindi semplice e banale non saprei, perché la carbonara originale è fatta in un certo modo. Tu come ce la prepari questa carbonara? Raccontaci la tua ricetta un attimo così. Pecorino, guanciale, tuorli e pepe. Ok, quindi la semplicità. Pecorino, guanciale, tuorli e pepe. E ora ci dirai come procediamo, giusto? Allora, secondo me già possiamo partire, Christopher. Possiamo partire con la realizzazione della tua ricetta. Se la regia ti mette a tutto schermo, noi proprio vogliamo capire realmente, vogliamo sfatare tutti i miti della carbonara. Quindi procedi e vediamo, diciamo, la realizzazione di una carbonara tradizionale. Allora, io comincio a salare la pasta. Alza un po' la voce, Christopher. Come? Alza un po' la voce. Comincio a buttare il sale nella pentola. Ok. Adesso metto la salsa e la carbonara. Ok. Raccontaci come prepari questa salsa della carbonara, perché a quanto pare è questo proprio il procedimento più importante. Allora, io comincio a mettere il tuorlo in una bolla di vetro, di ceramica. Quanti tuorli hai messo? Uno e mezzo. Ok. Poi metto un po' di pecorino. Ok. Abbondante il pepe, eh? Eh certo, se no i romani si offendono. Certo. Abbondante pepe. E cominciamo a sbattere un po' il tutto. Ok, quindi stiamo andando a creare proprio una cremina. Una pastella inizialmente. Ok, perfetto. Allora, adesso c'è. Si mette il tuorlo e il pecorino a bagnomaria per un paio di minuti. E poi subito a raffreddare in acqua con ghiaccio. Ma noi direttamente per pastorizzare l'uovo prendiamo un mestolo d'acqua e lo mettiamo qui. Ok, perfetto. Ci sono dei piccoli consigli, dei piccoli trucchi che possono servire ovviamente alla gente che vuole replicare una buona ricetta di carbonara, insomma. Ovviamente l'acqua bolle. Abbondante pecorino, che deve essere proprio una crema la formaggiosa. C'è chi la fa più tensa questa cremina, io preferisco farla un pochettino più liquida.
Ok. Così poi durante la navigazione. Ma diciamo che nel caso della carbonara è ancora vivo oggi il personaggio che inventò la carbonara, quindi possiamo capire realmente qual è la ricetta originale, al contrario di tante ricette tradizionali che sono nate per esempio nei primi del Novecento, ricette che arrivano addirittura all'Ottocento, che non sappiamo realmente la verità, come erano fatte, quindi ci dobbiamo rifare sempre un attimo a quello che è l'interpretazione odierna delle ricette. Comunque, ora ve lo spiego meglio con il mio drink. Andiamo avanti. Allora, qua abbiamo la nostra... Avvicinalo alla camera, facci vedere la consistenza di questa cremina. Perfetto, d'accordo. Ottimo. Buttiamo giù il nostro spaghetto. Procediamo subito adesso a rosolare il guanciale. Ok, riesci a spostare il telefono per farci vedere la rosolatura del guanciale? Sì. O hai difficoltà? Ok, perfetto. Grosso, all'interno della padella. Allora, se la regia ci mette, visto che la schermata è verticale, se la regia ci mette accanto o così, perfetto così, va bene. Mettiamo tutto, va. Abbondiamo. Ok, quindi adesso rosoleremo questo guanciale che rilascerà il suo grasso. Esatto. Che è quello, se non erro, su cui deve cucinare. Io dico, di cucina ne capisco poco, capisco più di bar. Però, da quello che ho letto nella tua ricetta, è così. Sì. Ovviamente io il guanciale non lo preferisco tantissimo, cioè, non è che mi piace così tanto, preferisco la pancetta, però ci andiamo con il tradizionale noi. Siamo diciamo a proposito di tradizionale, scusate l'interruzione, abbiamo ricevuto una comunicazione, a breve Mr. Fontix entrerà per congratularsi a modo suo. Va bene. Ok, d'accordo. Aspettavamo questo momento con ardore. E allora, torniamo alla nostra carbonara, quindi rosoliamo la... Abbiamo detto il guanciale. Il guanciale, esatto. Non lo scendo nemmeno troppo croccante, perché poi nel palato meno sta bene su cosa biscotto, ecco. Ok, quindi non troppo tostato. Ovviamente questa è una preferenza mia. Ok. Anche perché dico l'effetto crunch definito quasi un gusto, cioè proprio la consistenza degli ingredienti è un gusto di per sé. Esatto. Sono le papille trigeminali che percepiscono appunto, si trovano al centro della lingua, della nostra lingua, e sono quelle che percepiscono la consistenza, la texture degli ingredienti. E il crunch fa tutto parte anche di questa situazione qua, che si, diciamo, insomma, va ad aggiungersi agli aromi, ai sapori. È tutto collegato in cucina, ragazzi, in cucina, al bar, tutto collegato. Perfetto. Ho messo tutto in un piatto per adesso. Aspettiamo la cottura della pasta. Ok, aspettiamo la cottura della pasta. Allora, nel frattempo, se vi va, io vi porto avanti con la mia ricetta. E allora, Christopher, quindi ho deciso che a questa pasta, trattandosi di food pairing, ho deciso che a questa pasta abbinerò un buon Negroni. Essendo una pasta con un sapore molto deciso, ho deciso di abbinare appunto un drink piuttosto deciso, con dei retrogusti amaricanti, che vanno in contrasto col tuo piatto, ma che in realtà lo esaltano, proprio perché essendo molto deciso il gusto del tuo piatto, un sapore abboccato come quello del Negroni riesce a dare un attimo di stacco al gusto della pasta e dare un attimo di pausa, in modo tale che poi questo gioco di contrasti va a creare tutto un unico, diciamo, percorso gastronomico, ecco.
Quindi cominciamo con la preparazione del Negroni. Breve postilla mentre preparo, diciamo, gli ingredienti. Breve postilla, ricordiamo sempre che un Negroni è un drink di tantissimi anni fa. Qua voglio, parlavamo di ricetta tradizionale e voglio definire un concetto che per me è molto importante. Solitamente c'è chi dice che la ricetta non va cambiata, soprattutto quella del Negroni dice un terzo, un terzo, un terzo, 3 cl di gin, 3 cl di vermouth e 3 cl di bitter. In realtà noi non sappiamo, a parte che esistono vari tipi di gin, vari tipi di vermouth, vari tipi di bitter, ok? Ognuno ha il suo sapore, perché le aziende, ovviamente le distillerie, i liquorifici fanno i prodotti e li differenziano dagli altri proprio per essere più particolari. Quindi non potrà mai esistere una ricetta 3 cl, 3 cl e 3 cl, proprio perché, essendo elementi così diversi tra di loro, non creerebbero il giusto bilanciamento. Allora, qual è il consiglio che io do nella realizzazione di un Negroni? Ma il consiglio posso dare per qualsiasi ricetta. Chi deve bere questa ricetta? Chi deve mangiare questa ricetta? Cerchiamo di cucire sul palato di chi deve gustare il nostro piatto o il nostro drink la ricetta che andiamo a preparare. Nel caso del Negroni, il bilanciamento del Negroni dovrebbe essere sull'abboccato, quindi leggermente c'è questo gioco amaro-dolce che deve dare spazio pure al gin, che è la parte forte. Quindi si deve creare un bilanciamento perfetto, c'è chi lo beve più amaricante, c'è chi lo beve più dolce, c'è chi lo beve più forte, quindi con più gin. In realtà l'equilibrio deve essere perfetto per questi tre ingredienti. Quindi ogni Negroni è un Negroni a sé, in base agli ingredienti che scegliete e in base a chi lo deve bere. Detto ciò, procediamo comunque all'inserimento degli ingredienti. E allora, intanto partiamo con 3 cl di gin. London Dry Gin, molto secco, io ne utilizzo uno che è molto profumato, ha un bouquet abbastanza ampio e quindi mi consente di dare molto più carattere al Negroni. Ok, perfetto, vedo che la regia ha messo il dettaglio. Ok, perfetto. Vermouth rosso. Questo è un vermouth rosso abbastanza particolare, è un vermouth francese. Vermouth rosso. Ok. Messo in quantità di 3 cl. Partiamo da una ricetta base, quindi 3-3-3, e poi andiamo a capire se questo bilanciamento ci piace o meno. E metto qualcosina in meno di bitter, perché lo preferisco leggermente più dolciastro, leggermente più meno maricante. Ok, e andiamo ad assaggiare il nostro bilanciamento. Ok, quindi prendiamo il nostro bar spoon, ok, e andiamo a miscelare. Assaggiamo sempre. Ok, essendo questo prodotto che utilizzo un vermouth abbastanza dolce e profumato, ho deciso che metterò un goccino in più di gin e un goccino in più di bitter per andare a creare il bilanciamento proprio perfetto. Quindi gin, abbiamo detto bitter, proprio un goccino sotto una lacrima. Assaggiamo di nuovo il tutto. Ok, adesso il nostro bilanciamento è perfetto. Assaggiate sempre più di una volta, possibilmente, perché il primo gusto, il primo impatto è sempre diverso dal secondo. Il secondo è un impatto più realistico, quello che vi determinerà proprio il sapore reale del drink. Al primo impatto sentirete l'acido, sentirete l'amaro, sentirete tutto, la bocca proprio si riempirà. Poi il secondo assaggio è quello reale, quello che vi garantisce e vi conferma il gusto. In questo caso va bene così. Allora, Christopher, tu con la pasta a che punto sei? Per terzi sono. Ok, allora, se tu sei pronto, diamo spazio a te e poi io miscelo il drink, d'accordo? Ancora qualche secondo e scolo la pasta. Ok, manca ancora qualche secondo e scoliamo la pasta, va bene. Mamma mia, chi vedo! Buonasera, buongiorno, buona colazione! Buon tutto, buon tutto! Questo però dicono qua è questo. Siamo qua.
Ma dico, guarda, dovresti fare i complimenti. Hai vinto tu. A quanto pare. Che siamo proprio a mare, proprio. Cioè, io sinceramente ero per Chef Peppino, perché aveva dato, cioè, quello si vedeva, una persona fine, una persona di classe, cioè una cucina, direi, microbiotica, capito? Cioè, cose veramente con le pampine, non... cioè, no, per favore, per favore. Una cucina con le pampine e dopo le pampine fame chimica, la cucina, bravo, di Chef Peppino. Bravissimo, bravo, mi sei piaciuto. Bravo, bravo. Ragazzi, mi devo scusare che purtroppo oggi ho avuto diversi problemi che non sto qui a raccontarli. Ognuno con i suoi problemi, ragazzi. Esatto, esatto. E niente, ragazzi, quindi vi auguro una buona continuazione. Mi scuso di nuovo per non esserci. Dico, tra parentesi, se non guarda Cristo, presto anche meglio. Il problema non si può. Procedo. Che dici? Nel frattempo lui procede, non cede alle tentazioni. Ma che stai facendo? Carbonara. Ah, perché è sempre più semplice, la carbonara. Cioè, dobbiamo alzare l'asticella. Dobbiamo alzare l'asticella. Quella ti deve alzare sempre. Quando non si alza più l'asticella, siamo a mare. Cioè, ti prendiamo in mezzo alla strada, li prendiamo, dai. Vogliamo tipo uno chef più stellato. Capito? E secondo me Chef Peppino era perfetto per quello. Chef Peppino, cioè non la materia di chi sa paga il bonare, no? Voglio le farfalle senza senso di Peppino, capito? Quello è quello. No, lui, guarda come sa, bravo, va bene. Allora. Dai, che Christopher sta preparando una carbonara tradizionale come tradizione vuole. Ovviamente c'è chi sicuramente criticherà, c'è chi invece finalmente capirà come si fa la carbonara tradizionale. Bellissima, scusami Francesco, la cosa importantissima è non superare i 65 gradi. Perché? Perché... Lo posso spiegare io. Ah, spiegalo tu, forza. Perché se superi 65 gradi, a secondo chi viene da dietro, fa male. A 65 gradi, pensa a 90. E infatti, quindi l'importante è non superarlo. L'importante, diciamo, è mantenere 65 gradi al contrario, però. Lì c'è sicurezza. Allora, Christopher, ripeti, perché non deve superare 65 gradi? Perché l'uovo poi tende a coagulare. Quindi si raggruma l'uovo e vengono i pezzettoni nella frittata, praticamente, alla fine. Coagulare, quasi niente da Christopher, eh? Qua stiamo mescolando la cremina che andrà sopra, esatto, che andrà sopra la carbonara. Stiamo raccogliendo tutto. Perfetto. Come ho già detto in partenza, ho lasciato l'uovo un pochettino più liquido perché troppo denso a me non piace. Ok, ognuno, diciamo, i propri piaceri. Ma cos'hai messo? Pancetta oppure... Come? Cos'hai usato? Guanciale. Guanciale, perfetto. Certo. Vabbè, ragazzi, io purtroppo faccio i complimenti a Christopher, però purtroppo di meglio non avevamo, però vi devo purtroppo lasciare, ragazzi, perché sono in casa. Aggiungiamo un altro po' di pepe. Allora, aggiungiamo un altro po' di pepe. Allora, Marco, aspettiamo che Christopher finisce questo piatto e ci fa il saluto ufficiale. E poi qui il tocco, infine, mettiamo un po' di guanciale disidratato. Perfetto, guanciale disidratato, quindi una polvere. Esatto, tipo... Tipo parmigiano. No, dai, parmigiano no. Niente, qua la cucina è di altissimo livello. Infatti. Allora, ricordiamoci sempre di fare le fotografie per la ricetta. Sì. Ovviamente. E niente. Mi sembra che sia venuto fuori un piatto veramente squisito. Se il tuo cameraman abbassa poco la telecamera e ci fate vedere questo bellissimo piatto in questo modo, sarebbe perfetto. Ecco qua, fantastico. Va bene, scusami.
Fantastico, fantastico, va bene. Perfetto, Christopher. Ora che abbiamo meritato il premio di Mai Dire Food al posto di Chef Peppino, che salutiamo. No, non sono d'accordo, salutiamo Chef Peppino, per me sei il number one, assolutamente. Ciao Chef Peppino, te lo facciamo comparire sullo schermo. Ecco, io qua non so dove compare, ma comparirà sullo schermo Chef Peppino, diciamo in commemorazione di Chef Peppino. Quindi Marco, va bene ragazzi, okay. Grazie Christopher, ci vediamo la prossima puntata, ci saranno molte 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 sorprese. Grazie. Va bene, d'accordo, ciao Marco, ci vediamo la prossima puntata. Allora Christopher, quindi la tua carbonara è pronta e adesso partiamo con il mio Negroni, quindi andiamo a mescolare il Negroni. E allora, quindi Christopher, continuiamo a preparare il Negroni da abbinare al tuo piatto e andiamo ad inserire il ghiaccio. Ricordo che il ghiaccio è l'ingrediente più importante o quasi nel drink, perché ovviamente rappresenta una percentuale molto alta. Come ingrediente, se lo vedessimo come un ingrediente all'interno del drink, quindi inseriamo il ghiaccio e andiamo a mixare su questo bicchiere che si chiama mixing glass. Ragazzi, serve proprio per mixare, miscelare. Andiamo a miscelare, portiamo il raffreddamento, in questo caso è ebollizione. Mettiamo un altro cubettino di ghiaccio e continuiamo il nostro raffreddamento e la nostra dilizione. All'incirca, per un Negroni classico con le dimensioni, con le proporzioni che abbiamo descritto, dovrebbero bastare circa 3 cl di acqua, un'oncia di acqua. Andiamo a controllare sempre che questo Negroni non si annacqui, è veramente, basta pochissimo per andare in sovradiluizione. Allora, già a temperatura ci siamo quasi. Ok, assaggiamo un'ultima volta per capire se la diluizione è perfetta. Ok, la diluizione va benissimo. Prendiamo il nostro bicchierozzo, ghiaccio, bel cubone, perfetto. Ok, e andiamo a versare. Questo attrezzino qua si chiama strainer julep e serve proprio a questa situazione qui, al versaggio, per filtrare un attimo il tutto. Ok, andiamo a guarnire il tutto con una fetta d'arancia. Io in questo caso ho un'arancia che è proprio viene coltivata nel giardino dei miei vicini. Quindi andiamo a mettere questa bella fettozza d'arancia qui e con una leggera scorza, piccolissima, perché altrimenti andiamo a corrompere troppo gli odori e gli aromi del mio drink, con una piccola scorzetta d'arancia andiamo a profumare il bordo del bicchiere. Ok, e il mio Negroni è pronto, quindi con la carbonara potete spezzare il sapore con il Negroni. Questi due gusti, contrariamente a quello che si possa pensare, si abbinano molto 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 bene, quindi anche questo è food pairing, ragazzi. Quindi io col mio Negroni ringrazio Christopher per essere stato qui con noi, grazie Christopher per aver partecipato a Mai Dire Food, speriamo di vedere queste tue ricette insomma un po' più spesso. Vediamo sempre cosa ci puoi proporre di nuovo. Vi ricordo ovviamente che la prossima edizione di Mai Dire Food aspetta soltanto voi, quindi candidatevi a Mai Dire Food, vincete dei premi, ci divertiamo, vi divertite e di conseguenza insomma in questi periodi così divertirsi è molto importante, soprattutto grazie alla tecnologia stiamo anche assieme. Quindi, esatto. Grazie ancora Christopher per questo food pairing, speriamo ce ne siano degli altri molto presto. Esatto. Grazie alla regia, grazie ai nostri sponsor come Pasta di Guido e Macete da Omicina, grazie ad Ice Makers che ci porta il ghiaccio, insomma, e ci fornisce questo.
grazie a tutti gli spettatori e a tutte le persone che hanno seguito My Dear Food e che seguono il food pairing di Cuor di Cucina. Grazie a tutti, ciao ancora Christopher, un bacio e alla prossima. Grazie ancora.